È un'iniziativa che è avvenuta nel corso dell'anno. Quest'anno è stata una stagione teatrale molto importante, anche molto ricca di eventi, molto partecipati. Abbiamo deciso di chiudere dando spazio al vernacolo fiorentino, ma soprattutto al vernacolo del nostro territorio, coinvolgendo in una sorta di festival, che è più una festa che poi un vero e proprio contest o concorso, quattro compagnie del territorio. Si sono iscritte due compagnie di San Giovanni Valdarno e due compagnie del comune di Cavriglia. Quattro le serate. Ci sarà una giuria tecnica. La giuria tecnica valuterà nel corso delle serate quali sono gli attori, i protagonisti, i non protagonisti, la regia, i costumi che sono piaciuti di più. E poi il 22 maggio faremo una serata finale con Alessandro Benvenuti per le premiazioni. È un modo per dare merito alle compagnie del nostro territorio, della nostra terra, per quello che fanno, perché non fanno solo cultura e teatro, ma fanno anche sociale, coinvolgendo tante fasce della popolazione in progetti davvero interessanti.